io stamattina sto partendo, sono alle 6:30, ho sceso già la valigia, sto qui dietro, infatti dopo mi metto il giubbino, ho l'affanno che sa un po' tutta questa cosa. Si parte! Mattina molto easy, trucco veloce, poi tina outfit molto easy, magliettina, pantolina militare e papelone. Eccola qui la mia super valigiona, cioè secondo me sta cosa pesa 20 kg, è pesantissima, bene, mi sono portata tutta la casa con me veramente, e quindi nulla, si parte! Siamo appena arrivati in stanza. Allora, questa è la porta che si abbina con la mia valigia. Questo è il comodino, poi abbiamo il letto matrimoniale che abbiamo buttato tutto così, poi armadio, rigorosamente azzurro, tenimo pure sta bello, poi abbiamo una televisione, tutto così, specchio dove mi truccherò, lei dietro, poi questo è il balcone, amore, questa è la vista, vabbè, un bel tubo, e poi faccio pure il bagno, uno, due. Allora, bidet, WC, la doccia c'è, questa è la doccia, molto bellina, bagno molto easy. Adesso andiamo a mettere a posto tutto e poi vi faccio vedere. Io sto in modalità proprio, uccidetemi, sono le, aspettate, sono le 16:24 e adesso mi vado a lavare per poi mettermi la tuta veloce. E poi dopo si scende a mangiare e poi stasera si esce, poi vi porto con me, io proprio in modalità combattimento, cioè top. Ma fa caldo, ho caldo, siamo fuori aspettando la pappa che si va a mangiare.
questa prima parte del vlog, non so come, ma non riesco a togliere il flash, devo vedere un poco. E nulla, quindi adesso penso che vado a giocare a carte e poi noi ci sentiamo domani mattina. Buonanotte. Io sono quasi pronta, mi devo solo mettere la maglia e le scarpe e tra poco si scende giù a fare colazione, sono le 7:02, quindi ancora presto, ci manca ancora un'oretta, io tengo una fame perché ieri non abbiamo mangiato un granché, avete visto quello che avete visto, ma non ne parliamo proprio, non era neanche roast beef quello di maiale, ma era di tacchino sicuramente perché sapeva tipo di feta di tacchino. E quindi abbiamo mangiato un po' uno schifo, poi siamo andati comunque al mare, abbiamo corso, l'abbiamo smaltito comunque, quindi stamattina proprio una fame, speriamo bene, mi manca la mia colazione, mi mancano i miei piatti, però vabbè, si riprende lunedì. Colazione andata, come avete visto c'erano le biatelate fette biscottate, però mancava il meglio, marmellata, sembrava tipo sciroppata, però ho dovuto per forza perché comunque adesso cammineremo un botto perché andremo a San Marino. Mi porterò con me, quindi ci sta una bella ricarica. All'inizio, come avete visto, mi sono mangiata pure quella fettina di dolci che non si capiva che cos'era, sincera. Quindi adesso, mentre ho una lavatina di denti, mi sono anche presa gli integratori e quindi adesso mi muovo, scendo e mi porto con me.
Non potete. Non potete capire la mia gioia per aver trovato un'acqua decente, 50 centesimi, un litro e mezzo. Cioè, non potete capire per me che bevo 6 litri d'acqua al giorno, sta diventando una tortura. Siamo rientrati in camera, sono Leo. Aspettate che lo devo accendere. Sono le 15:49, sono sfatta, ho fame, non pranziamo. L'ultimo pasto che ho fatto è stato quello di stamattina alle 8, abbiamo camminato un botto, abbiamo fatto 7200 passi, non abbiamo mangiato niente, perché bene o male qui è in zona comunque di mare, quindi ci sono tutti i lidi, tipo quando uno va a mare e a Riccione tutto chiuso. Poi io penso che non siamo neanche andati nel centro di Riccione, ci hanno lasciato proprio lì, andate un'ora, vai. Non abbiamo trovato niente, siamo andati a San Marino, non abbiamo mangiato perché comunque, cioè, era proprio peso quando ce ne siamo andati, non abbiamo mangiato. Poi comunque lì costa tutto un po' tanto, e quindi abbiamo detto vabbè, andiamo a Riccione, sempre qualcosa sta aperto, niente. L'unico negozio che stava aperto è Pull&Bear, che dopo vi faccio vedere. Sono stanca, infatti adesso mi mangio qualcosa che tengo, meno male che mi sono portata qualche barretta, qualcosina, infatti mo me lo mangio perché fino a stasera non duro. Quindi mi mangio questo e poi stasera speriamo bene che si mangia, ma domani, vedendo l'andazzo di oggi, domani mattina faccio una super colazione, non me ne frega proprio, perché non si può venire in gita e dimagrire, ma cosa? Faccio vedere pure cosa ho preso da Pull&Bear. Pull&Bear. Ho preso questa maglietta rosa cipria, bellissima, con qui sulle maniche queste strisce bianche. Ho preso una S, non ci sta manco il cartellino, comunque l'ho pagata a 12,99 euro, è proprio bella. Questo sarà il mio pranzo, meno male che ho deciso di portarmi queste barrette con me, che comunque sono belle caloriche, però almeno ci mangiamo qualcosa, e questa qui al cioccolato, quindi meno male, ho fatto davvero bene. Concludo così il mio pranzo, mi mangio anche le gallette e poi aspettiamo la cena. Qualcosa di decente c'è. Subito vengo. Quando hai le voglie, ed ecco che arrivano i Mikado. Duro.